Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 in primo piano. Le esequie dell'ex presidente della provincia di Teramo, Ernino D'Agostino, funerali che si sono svolti questa mattina a San Nicolo a Tordino e c'era grande folla per l'ultimo saluto nei confronti di D'Agostino. Vediamo. Amici, compagni di partito ed avversari politici e tanta gente comune ha reso l'ultimo saluto questa mattina ad Ernino D'Agostino, ex presidente della provincia di Teramo, scomparso mercoledì mattina all'età di 55 anni dopo aver a lungo lottato contro un male incurabile. La cerimonia funebre si è tenuta all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicolo a Tordino ed è stata celebrata dal vescovo di Teramo Atri, Monsignor Michele Seccia. Nell'omelia Monsignor Seccia ha ricordato la passione e la dedizione che D'Agostino ha sempre mostrato nel corso di tutta la sua attività amministrativa come segretario del Partito Comunista, da consigliere provinciale, poi da presidente dell'ente ed infine da militante del Partito Democratico e nella battaglia all'interno del Sunia e Federconsumatori. Della capacità di comprendere i problemi, le proposte, il modo di mettersi al servizio della comunità e di esercitare il proprio ruolo, il proprio spirito di servizio. Parole scontate, credo per me no. Ecco perché questo momento deve essere un momento di riflessione per tutti. Al termine dell'esequie un lungo applauso accompagnato l'uscita del feretro e poi c'è stato spazio anche al ricordo di quanti hanno vissuto e condiviso la passione politica di Ernino D'Agostino. Ha vissuto momenti difficili il presidente D'Agostino, dal punto di vista politico ed anche dal punto di vista umano, ma non ha mai dimenticato da dove proveniva e le ragioni del proprio impegno. E il momento più difficile non è stato quando ha perso una competizione politica. Il momento più difficile è stato quando, dovendo cimentarsi in un nuovo percorso lavorativo, in una nuova vita, lui è stato costretto ad abbandonare la politica e l'attività istituzionale. Da questo punto di vista, la comunità politica a cui io appartengo, e me compreso, sono stati colpevolmente assenti. Ed io oggi anche a loro nome, io chiedo scusa. Ciao Ernino, sei stato un esempio per tutti noi. Potrebbe esserci stata una disattenzione alla guida all'origine dell'incidente in cui nella tarda serata di ieri ha perso la vita un operaio 23enne di Sant'Egidio alla Vibrata. La vittima, Federico Palantrani, era alla guida di una Fiat Cubo che per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Giulianova ha dapprima sbandato, poi ha centrato un palo della pubblica illuminazione e infine si è ribaltata più volte in mezzo alla carreggiata. Nell'impatto il giovane conducente è stato sbalzato fuori dalla abitacolo ed è rimasto schiacciato sotto l'auto morendo sul colpo. Inutili i soccorsi portati dapprima dai clienti di un bar vicino al luogo dell'incidente e poi dal personale del 118 e dei vigili del fuoco. Questa mattina all'esito della ricognizione cadaverica il pubblico ministero Davide Rosati ha disposto la restituzione della salma ai genitori per le esequie. Tre persone, tra cui un bimbo di 5 mesi, sono rimaste ferite in un incidente stradale tra due automobili che si è verificato nel pomeriggio a Pianella, nella frazione di Cerratina, in provincia di Pescara. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara con una prognosi di 30 giorni. Gli altri due feriti sono la madre, 38enne, residente a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, e un 28enne di Pianella. Secondo le prime informazioni, l'auto su cui viaggiavano la donna e il figlioletto, una Lancia Y, per cause in corso ancora di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra Lancia Y. Sul posto il 118, intervenuto anche con l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale. Cambiamo pagina. Nel corso di un incontro pubblico con l'assessore Silvio Paolucci, la CISL Abruzzo ha presentato una serie di proposte sulla nuova sanità nella nostra regione.
Maurizio Spina, cosa chiede la CISL all'assessore alla sanità Paolucci per quanto riguarda la sanità abruzzese? Noi non possiamo assolutamente perdere la qualità nell'ospedale, nel servizio, anche perché se no i cittadini abruzzesi vanno altrove, rischia di aumentare la mobilità passiva, è come il cane che si morde la coda. Sulla sanità ritorneremo a vecchie tensioni sul piano dei bilanci, quindi è un tema delicato che noi vogliamo approfondire, così come è indispensabile completare la rete della sanità territoriale. Insomma, l'attenzione sui presidi ospedalieri rimane alta nei cittadini se continuano a capire che l'unico livello dove possono avere assistenza è nell'ospedale. Se invece però i distretti e gli ambiti vengono completati come abbiamo chiesto, vengono riorganizzati, le assistenze e le cure domiciliari si possono fare, come avviene in altre parti d'Italia, e le RSA vengono riorganizzate, ecco, noi possiamo avere una sanità territoriale che attutisce l'attenzione per quanto riguarda il ruolo degli ospedali e permette una sanità all'interno delle comunità che è più governabile. Una conferenza importante, un confronto importante quello di oggi con la CISL, per quanto riguarda invece gli ospedali, la situazione dei punti nascita, a che punto siamo? Ma intanto è un confronto importante perché entriamo in un momento decisivo. Il piano di riordino previsto anche dal DM70 per l'offerta ospedaliera, ma anche il patto della salute 14-16, è un impianto che consente una radicale innovazione in sanità, direi anche rivoluzionaria, quindi è molto importante confrontarsi. Il percorso nascita ha dato grandissimi risultati. Io davvero partirò da qui. Noi abbiamo avuto 15 mesi di polemiche, però per la prima volta dopo 40 anni abbiamo delle sale nuove e in sicurezza a Teramo, a Pescara, a Chieti, a Lanciano, a Vasto, all'Aquila, a Avezzano. Oggi partorire in Abruzzo è decisamente, con la rete STAM e la rete STEN, più sicuro di prima. Oggi partorire in Abruzzo significa avere delle sale operatorie non solo accoglienti e belle, ma in numero sufficiente rispetto alle possibili emergenze. Parliamo ancora del Nombrina Mare, lo facciamo attraverso le parole del presidente regionale del WWF Di Tizio, che dice no alla prossima conferenza dei servizi. Vediamo. È semplicemente assurdo che il governo possa dire convochiamo lo stesso questa conferenza dei servizi nonostante la regione ci abbia detto che di aver approvato una legge, la 29/2015, che vieta l'introspezione in mare dentro le 12 miglia di fronte a tutto il territorio regionale. Dice lo Stato questa legge non è valida perché è in contrasto con la Costituzione. Beh, lo Stato è un suo funzionario, meno che mai, non ha alcun titolo per dire una cosa del genere. Le leggi approvate da un organismo elettivo, tra l'altro all'unanimità, sono perfettamente valide. Se qualcuno ritiene che non siano valide, che siano in contrasto con la Costituzione, si rivolge alla Corte Costituzionale e questa si pronuncerà. Si dovesse pronunciare per dire che non è costituzionale, in questo caso la legge verrebbe abolita, ma come specifica la giurisprudenza largamente, da quando è approvata a quando eventualmente fosse abolita, quella legge è perfettamente valida. Quindi questa conferenza di servizi è contro la legge, non si può fare, chi la fa si assume una gravissima responsabilità e non è assolutamente logico che si possa andare avanti ignorando i dettami del territorio. I presidenti nazionali di Greenpeace, WWF, Legambiente, Mare Vivo, Touring Club, Pronatura, FAI e Italia Nostra hanno scritto una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico e a tutte le persone convocate per affermare a gran voce queste cose, per chiedere che questa conferenza venga annullata. E ora andiamo all'Aquila con la situazione di fibrillazione in seno al comune. Gli amministratori passano, i problemi restano. Il giorno dopo la sua estromissione dalla giunta da parte del sindaco Cialente, l'assessore Lelio De Santis si sfoga così. Gli amministratori passano, i problemi restano. A 24 ore dalla sua cacciata l'assessore Lelio De Santis è ancora incredulo. Nessun contatto con il sindaco Cialente e tanta delusione. Mi sarei aspettato chiaramente almeno una motivazione, una telefonata, una giustificazione, ma questo non vale, non importa. Evidentemente lui pensa di fare bene, io ho un punto di vista diverso. Se dissentire, se esprimere un punto di vista con toni diversi significa viene interpretato come lesa maltà, come un attacco alla persona, alla leadership, allora è un altro punto di vista, questo non è democrazia, è un'altra situazione. Mi auguro che alla fine di questa vicenda non ci rimetta la città e che si trovi una soluzione al di là di De Santis o di LDV, perché gli amministratori passano, i problemi della città rimangono, sono grossi. È nel suo ufficio a riprendere gli oggetti personali e a sistemare gli ultimi documenti, fra questi la variazione di bilancio, ultimo atto prima di andare a casa. A proposito di maggioranza, senza i due consiglieri dell'IDV si è tecnicamente sotto. A questo punto il sindaco
potrebbe voler andare a casa e quindi usa questi LDV come scudi umani? Ma il sindaco è un uomo di grande esperienza politica, qualche volta sa ben giocare la sua parte, alza il tono, gioca, è un bravo attore sullo scenario politico, quindi quello che pensa, quello che ha dettato questa sua scelta, io non so, non mi interessa più di tanto. Voi appoggerete Trifoggi alle prossime amministrative? Ma io ho detto nella conferenza stampa, l'unico elemento politicamente significativo che è stato espresso dall'IDV e da me in particolare è stato questo: a 18 mesi dalle elezioni non ha senso attardarsi in dispute sul totosindaco Trifoggi, Francesco, Giovanni, non ha senso, alla gente non interessa nulla, e quindi abbiamo detto, e questa era la ragione della conferenza stampa, non perdiamo questi mesi dietro queste schermaglie, concentriamoci nell'attività amministrativa, rilanciamo l'attività amministrativa insieme di concerto col sindaco e con la maggioranza, non si può equivocare, strumentalizzare le cose che abbiamo detto. E il sindaco Cialente assegna le deleghe a Trifoggi e Pelini, De Santis è stato punito per mancanza di lealtà, dice. Cialente tira dritto, la lealtà viene prima di tutto, spiega. Le deleghe dell'ex assessore Lelio De Santis saranno ripartite fra il vice sindaco Nicola Trifoggi, che avrà il bilancio, e Fabio Pelini di Rifondazione, che otterrà il turismo. Giorni fa mi si rimproverava da parte di un consigliere comunale dell'opposizione, che io stimo moltissimo, mi dice: tu sei un moralista. Io credo, sì, forse sono un moralista, però credo in alcuni valori. Uno di questi è quello di una lealtà reciproca. Secondo, avviene un momento politico particolare di difficoltà. Terzo, mi fa pensare a questo volersi tirare fuori dalle responsabilità. Perché? Ma perché è un modo anche di fare, pensare già alle elezioni, fare i belli, sì siamo dentro ma noi siamo quelli che sollevano i problemi, eccetera. Questa è una cosa che non è possibile, dato che non era la prima volta, io avevo già più volte detto a De Santis che alcune sue esternazioni mi infastidivano, tipo quella che il progetto CARS era stato gestito con superficialità e dilettantismo, che è stata usata ad esempio dalla Corte dei Conti per condannarci e così via. Perché le deleghe al vice sindaco Trifoggi? Perché quello più alleggerito in questo momento è una parte di deleghe a lui, una parte di deleghe a Pelini, e si fa un discorso di carico di lavoro. Noi siamo... Cosa a Pelini? Ma non so se a Pelini potrò dare qualche cosa, tipo il turismo che potremmo fare insieme, insomma dividere un pochino, perché l'assistenza alla popolazione, che è tuttora un caos, comunque un po' va scemando, e rinforziamo un po' gli assessorati. Nessun timore di andare a casa in seguito alla perdita di due consiglieri dell'IDV di Nicola e Durante, la città deve sapere. Con l'assestamento tutti a casa? Se De Nicola e Durante decidono che si va a casa, basta che dicono alla città: noi andiamo tutti a casa perché De Santis è stato mandato via. È un problema loro di fronte alla città di responsabilità. Si è tenuta questa mattina ad Avezzano la giunta regionale straordinaria per discutere del progetto Marsica. Tanti temi sul tavolo per il rilancio dell'area strategica dell'Aquilano. Ascoltiamo il presidente della regione, D'Alfonso. Tale copertura con la banda larga e ultralarga al servizio delle persone e delle imprese. Ci concentreremo su alcune opere faro di cui dispone la Marsica, penso per esempio al Parco Torlonia, ma anche la messa in sicurezza del suolo, il sistema viario attraverso per esempio la superstrada dell'Iri, che è uno storico problema impegnativo di questo territorio. E poi ancora la definitiva, ormai necessaria, non più rinviabile, apertura del centro che deve consentire la mobilità e l'arrivo delle merci e la partenza delle merci dalla Marsica all'indirizzo dell'Italia e del mondo. Il centro di smistamento ormai è una priorità. Sappiamo anche che dalla Marsica è sempre stata offerta una grande capacità di solidarietà e di assistenza in ragione della Croce Rossa. Anche su questo noi ci vogliamo concentrare ed impegnare. Senta, le chiediamo, l'asse che lei ha citato verte anche sulla Roma-Pescara passando per Avezzano, ci riferiamo alla tratta ferroviaria? Assolutamente sì, noi stiamo ridefinendo il contratto con il vettore ferroviario
Trenitalia per fare in modo che i tempi di percorrenza nella tratta Pescara-Chieti-Avezzano-Roma sia un tempo di percorrenza su misura della modernità e della civiltà. Nella nuova formulazione abbiamo uno slot ferroviario che ci consente di comprimere i tempi, sarà una vera e propria rivoluzione. È chiaro che non tutte le fermate si potranno sostenere, però ci sarà un riordino tra la gomma e il ferro. Quello che io dico è che il tempo di percorrenza sarà rivoluzionato. La conferma di quelle fermate, che succede? Non avranno la possibilità di andare a Roma? No, ci sarà. Il GUP del Tribunale di Teramo, Giovanni De Renzis, ha rinviato a giudizio questo pomeriggio con le accuse di peculato e truffa l'ex direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, Vincenzo Caporale. Il processo a carico dell'ex direttore, nel quale l'Istituto si è costituito parte civile con una richiesta di risarcimento di 50.000 euro per danno d'immagine, si aprirà il prossimo 9 di settembre. L'inchiesta, che inizialmente vedeva indagati anche altri dirigenti del ZS, per i quali è stata successivamente chiesta l'archiviazione, e quella a firma del PM Greta Loisi relativa a presunti rimborsi non dovuti e liquidati in relazione alle trasferte istituzionali all'OIE, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. Dopo il preavviso di diniego della soprintendenza Abruzzo sulla realizzazione del Ponte del Cielo e sull'adeguamento dello stadio Adriatico Cornacchia, oggi in conferenza dei servizi è arrivata la risposta del Comune di Pescara. Questa mattina in una conferenza dei servizi già programmata abbiamo fatto il punto della situazione anche sulla scorta dell'intervenuto preavviso di diniego da parte della sovrintendenza. Con i tecnici, i nostri dirigenti, con gli esperti abbiamo verificato che le osservazioni fatte dalla sovrintendenza sono superabili. Sono superabili perché ci sono gli elementi, perché quelle osservazioni non risultano essere così cogenti da ritenere che il Ponte del Cielo vada ad interferire con la linearità di quel tratto di spiagge, di quel tratto di litorale della città di Pescara. Quindi immediatamente ci stiamo già attivando per formulare le nostre controdeduzioni e speriamo, ci auguriamo che la sovrintendenza prenda atto delle osservazioni che faremo e possa non rivedere il parere negativo, ma dare un parere positivo alla realizzazione di quella opera straordinaria che andrà a valorizzare ancora di più quel tratto di spiaggia. Problemi anche per l'eventuale ristrutturazione dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia? Anche qui rileviamo che la sovrintendenza intende porre un vincolo sull'intera opera, perché la ritiene che ci siano stati i giochi del Mediterraneo, perché sia intitolata a Giovanni Cornacchia e altre ragioni che adesso non so. Riteniamo anche in questo caso che insomma si vada un po' oltre e si tenga conto soltanto di alcuni particolari che pure dobbiamo tenere in considerazione, perché non vogliamo demolire né memoria e né storia architettonica di questa città, ma sicuramente non può non tenersi conto di quelle che sono le modificazioni economiche e sociali di una realtà che insomma anche la sovrintendenza deve farsi carico. Questa mattina l'assessore comunale Sandra Santavenere ha presentato in conferenza stampa importanti novità sulla semplificazione amministrativa per le attività produttive. Assessore Santavenere, oggi in conferenza stampa illustrate due provvedimenti importanti che riguardano la semplificazione amministrativa, in particolare ci sono delle nuove norme, delle novità che interessano i cittadini e non solo. Ci siamo dotati per la prima volta come amministrazione di un importante strumento per la semplificazione, che è il regolamento SUAP, nel pieno spirito del DPR 160/2010, che appunto regola lo sportello per le attività produttive, e noi abbiamo voluto con questo regolamento dare uno strumento di semplificazione, quindi snellire tutto il procedimento in maniera tale da dare a tutte le utenze che si rivolgono ovviamente per l'avvio di attività un percorso chiaro, un percorso che possa ovviamente facilitare anche la interlocuzione con gli uffici, ed è quindi per noi un importante risultato, perché comunque... Poi c'è un altro provvedimento che riguarda una cosa diversa dalla sua. Sì, abbiamo anche portato la modifica all'articolo 92 del regolamento di igiene e sanità, che si occupa appunto dei servizi igienici. Questo è un importante aiuto che noi diamo a quelle piccole attività commerciali che per, diciamo, dimensioni ridotte, e parliamo infatti di andare in deroga
a quelle che sono le dimensioni richieste per i servizi igienici nei locali che non sono superiori a 50, quindi inferiori a 50 metri quadri. Questo è molto importante perché in una città come Pescara, che comunque l'attività produttiva e le attività commerciali rivestono un ruolo fondamentale, l'amministrazione ha voluto avere una maggiore attenzione, quindi queste due delibere vanno proprio nella direzione di dare impulso, di dare un sostegno a queste attività produttive anche in un momento soprattutto così difficile. Presentato questa mattina a Pescara un progetto di telefono amico per la sicurezza stradale, patrocinato dall'amministrazione comunale. Non solo stelle, parliamo di uno spettacolo per beneficenza che si terrà a Pescara, uno spettacolo per telefono amico. Telefono amico è un servizio che abbiamo messo su noi di Rete Sicurezza Solidale. Siamo degli ex appartenenti alle forze dell'ordine, degli associati che hanno operato nel sociale o che intendano farlo. L'abbiamo messo su per stare vicini alle persone che sono sole e che spesso sono afflitte da problematiche varie e non sanno a chi rivolgersi in quest'era moderna. Abbiamo messo su uno spettacolo di qualità curato da Viviana Bazzani, che è un vero motore propulsivo di queste organizzazioni, essendo un attore, un ex appartenente alla Polizia di Stato, ha fondato l'ufficio minori nel 1995 a Pescara. Ho accettato con grande piacere essere testimonial del telefono amico. Il telefono amico è un telefono molto particolare, soprattutto quando nasce nelle province. Perché lo spiego? Semplicemente perché la gente nelle province si conosce, soprattutto le donne maltrattate, soprattutto magari i minori che subiscono violenza, e c'è un certo timore di andare in determinati uffici. Il telefono amico è anonimo, permette in qualche modo a queste persone di chiamare, di parlare con persone competenti, le quali cercheranno lentamente, con grande esperienza psicologica, di consigliare al meglio queste persone. Ovviamente il telefono amico non vuole togliere professionalità, lavoro ad altre associazioni, allo sportello antiviolenza, che fanno un ottimo lavoro, però è un grande aiuto, credetemi. E ora un po' di gastronomia, dall'oliva all'olio attraverso le varietà, è il titolo del convegno in programma domenica prossima 8 novembre al Castello Chiola di Loreto Aprutino. In contemporanea visite guidate in azienda agricola, frantoio, museo dell'olio e oleoteca regionale. Dal mattino fino al pomeriggio la scoperta del prezioso oro giallo in tutti i suoi aspetti. Domenica prossima, 8 novembre, a Loreto Aprutino arriva la giornata dell'olio nuovo, un convegno al Castello Chiola al mattino ed in contemporanea visite guidate fino al pomeriggio attraverso un'azienda agricola, poi il frantoio, il museo dell'olio e l'oleoteca regionale. Si avrà così la possibilità di vedere l'intera filiera produttiva dell'olio extravergine di oliva di Loreto Aprutino, uno dei paesi con la più alta produzione di olive e di olio in Abruzzo. Il convegno, dal titolo Dall'oliva all'olio, vedrà vari argomenti e con i relatori Leonardo Seghetti, docente dell'Istituto Agrario di Ascoli Piceno, che parlerà di una varietà, un olio, caratteristiche analitiche a confronto. Gli agronomi della regione Abruzzo, Luciano Pollastri, che spiegherà la varietà in campo, scelte, potenzialità e risorsa genetica. Giuseppe Cavaliere, che parlerà di oli monovarietali, una tipicità da valorizzare, e l'agronomo vivaista Roberto Di Primio. Le conclusioni saranno affidate all'assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, Dino Pepe. Ed ora apriamo la pagina sportiva, lo facciamo attraverso la schermata del prossimo turno di Serie B, 12ª giornata che si apre questa sera, ore 20:30, con l'anticipo del San Nicola tra Bari e Salernitana. Il primo posticipo, quello di domenica, ore 17:30, sarà quello del Curi tra Perugia e Virtus Lanciano, e 12ª giornata che sarà chiusa dall'ultimo posticipo di lunedì sera tra Crotone e Avellino allo Scida. Le partite di domani, ore 15, sono Cagliari Modena, Latina Cesena, Novara Brescia, Pescara Ternana, Provercelli Livorno, Trapani Spezia, Virtus Entella Como e Vicenza Ascoli. E parliamo dunque di Pescara, reduce dalla sconfitta nella gara di recupero di Novara di martedì scorso, un Pescara che dunque medita rivincita, medita riscatto. Saranno assenti per la gara di domani i difensori Bunozza e Campagnaro, tornerà dal primo minuto Zampano
in difesa dal primo minuto anche Mandragora, Verre e Benali, in attacco spazio a Caprari e La Padula con Cocco dirottato in panchina. Le parole del tecnico biancazzurro Massimo Oddo nella classica conferenza di vigilia. Eviterei, anche se è abbastanza normale, eviterei di fare un caso Cocco. Io credo che sia abbastanza umano che un giocatore da cui ci si aspetta molto, che è arrivato con tante aspettative, con tante prerogative, possa trovare un momento di difficoltà in cui, nel momento in cui non riesce a dare quello che può dare. Torre è un giocatore fortissimo, l'ho lanciato io, ci mancherebbe. È un giocatore fortissimo, un giocatore importante, molto importante, ma è un giocatore di 18 anni che, a mio avviso, e non solo mio ma anche del mio staff, faccio allenamento tutti i giorni, ha passato un mesetto di non propria lucidità mentale. Adesso sta tornando ad essere sereno, sta meglio. Io fortunatamente ho Mandragora in quel ruolo che sta facendo benissimo, Bruno ad Ascoli che sembrava Xavi, e quindi in quel momento, in queste circostanze ho fatto altre scelte. Io dentro di me sto portando avanti un progetto, il progetto che richiede una precisa identità, che è quella di creare un gruppo, perché non è la prima volta che lo dico, secondo me se tu hai delle individualità e del talento puoi vincere le partite, ma con il gruppo vinci i campionati. Noi stiamo cercando, attraverso tanti aspetti, di cercare di creare un gruppo, di far sentire tutti importanti, perché sono tutti importanti, non perché li voglio creare io, cioè se non possono dare non danno. E quindi per far sì che tu possa motivarli devi fare tante piccole cose che a volte sono incomprensibili, al fine di creare un qualcosa di importante. In Serie B ci sono 22 squadre, almeno 18 verranno a fare questo tipo di partita. Perché? Perché ci conoscono, perché sappiamo, tutti sanno le qualità e il valore di questa squadra, e quindi tante partite saranno così. E domani mi aspetto più o meno una partita di questo tipo, cioè di una squadra che cercherà di avere un'ottima organizzazione di gioco, di chiudere gli spazi, stare compatti, corti e poi cercare qualche ripartenza. Non possiamo e non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare una squadra in questi momenti nei bassi fondi della classifica, che è una squadra che, ricordo, due settimane fa al 32esimo vinceva 3-0 con il Bari in casa. Avenatti è un buon giocatore, ma io continuo a dire che il pericolo più grande siamo noi. E ora parliamo della squadra avversaria del Pescara, ovvero la Ternana, del tecnico Roberto Breda, che per la gara di domani dovrà rinunciare agli infortunati Signorelli, Gianse e Coppola. Recuperati invece l'attaccante Ceravolo e il centrocampista ex Virtus Lanciano Paolo Grossi. Le parole del tecnico delle Fere, Breda. C'ha voglia di far bene, difficile in quel senso perché ancora una certa continuità non l'abbiamo trovata, e per la prima volta la prestazione non è stata quella che volevamo, quindi c'è la voglia di far bene nel massimo rispetto di un ottimo avversario, ma con tanta voglia di provare a fare il massimo. Chi recupera per questa partita? Tranne Coppola e Signorelli e Jans e tutti. Quindi recupero Zampa, Grossi, Avenatti, vabbè, c'era già in panchina l'altra volta, anche come si chiama, Fabio Ceravolo, perché c'è già. Che partita dovrà essere? Che partita dovrà giocare la Ternana? La squadra per scala è una squadra forte che è in crescita. Adesso, se togliamo l'ultima partita dove hanno fatto anche un po' di turnover. Prima venivano da un risultato super importante col Crotone e da altre prestazioni, da altri risultati positivi, quindi bisogna sicuramente avere il massimo rispetto e proveremo a usare le nostre armi, ma quel proveremo non è un proveremo rassegnato, anzi è un proveremo che secondo me con le nostre armi possiamo far bene un pochino con tutti quanti, sapendo che però nell'attenzione e nell'intensità non possiamo concedere nulla. È possibile che ci sia qualche cambio tattico per opporsi
al 4-1-2 di Oddo, se così sarà chiaramente. Ah, anche se il Pescara ha nel fare il rombo delle caratteristiche un po' diverse rispetto all'Avellino, sia per come copre il campo e sia come proprio gli sviluppi di gioco che ha. Parliamo ora di Virtus Lanciano, è tornato a lavorare con il gruppo l'attaccante Antonio Piccolo, mentre la brutta notizia è che non farà parte dell'elenco dei convocati il portiere Aridità, ancora alle prese con un problema muscolare, quindi nella gara di domenica al Curi di Perugia ancora spazio tra i pali a Casadei, che si era già disimpegnato bene nella striscia di partite nella quale è mancato proprio Aridità. E ora parliamo di Lega Pro, intanto con una notizia che arriva sul fronte delle inchieste sportive. La Procura Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura di Catanzaro, espletata l'attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale 29 società di Serie B, il Livorno in particolare, ma per responsabilità presunta, quindi non dovrebbero esserci punti di penalizzazione per il Livorno, ma soltanto un'ammenda. Poi società anche di Lega Pro, dilettanti e campionati di eccellenza di Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, e 52 soggetti riconducibili alle società in questione. Tra i soggetti riconducibili anche l'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola, per fatti legati a circa una ventina di partite, tra responsabilità diciamo così presunta e responsabilità oggettiva. La maggior parte di queste responsabilità oggettiva. Tra le società, abbiamo detto, del Livorno, ci sono anche società di Lega Pro Girone B che sono, oltre all'Aquila, coinvolta sempre per il comportamento di Ercole Di Nicola, anche il Sant'Arcangelo, la Maceratese, il Savona e il Prato, e c'è anche il Tutto Cuoio. E ora parliamo più di calcio giocato, lo facciamo attraverso le parole del tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini, che parla della prossima partita, quella di domenica contro l'Arezzo, e annuncia una importante novità, cioè che il Teramo è pronto a giocare dal primo minuto con il tridente, dunque con l'Arezzo sarà 3-4-3. Beh, abbiamo potuto lavorare una settimana, già le altre settimane abbiamo accennato qualcosa, infatti abbiamo sempre proposto in partita in corsa. Abbiamo le caratteristiche per poter farlo, bisogna collaudare i movimenti, bisogna sincronizzare i reparti su tante fasi della partita, quindi... Però in questa settimana l'abbiamo focalizzato abbastanza bene, la squadra ha risposto anche abbastanza bene, quindi molto probabilmente partiremo così. Sì, sì, ma perché ci vogliono delle qualità in fase offensiva per cercare di essere più bravi nella fase di sviluppo, di chiusura del gioco. Ed è per questo che diciamo, ci stiamo orientando a trovare delle soluzioni diverse in fase offensiva in base alle caratteristiche dei giocatori che quest'anno abbiamo a disposizione. Però è chiaro che dobbiamo essere sempre molto veloci, molto bravi nel cercare di trovare quegli spazi che magari riusciremo a trovare e di sviluppare, diciamo, nel modo migliore le giocate che abbiamo provato, insomma. E noi l'anno scorso potevamo fare a meno di mezze ali che si inserivano, perché comunque avevamo due attaccanti che avevano sostanza in avanti e quindi potevi sopperire diciamo all'inserimento dei centrocampisti. L'unico che magari in questo modulo qua è meno portato è Paolucci, che è un altro giocatore molto molto interessante, però lo si può sfruttare sia da esterno d'attacco se vuoi avere magari un po' più di copertura, e anche come tutta fascia, che lui è uno che ha grande corsa e quindi può ricoprire questi due ruoli. E in Serie D, pace fatta o tregua che dir si voglia tra la Chieti Calcio e il Comune di Chieti. Oggi in conferenza stampa il sindaco Umberto Di Primio e il patron Nero Verde Pomponi hanno ripreso un discorso importante per la gestione dello stadio da parte della società, e quindi Chieti Giulianova non si giocherà più a Ortona, come detto in precedenza, ma si giocherà effettivamente all'Angelini.
Pace fatta tra il comune di Chieti e la Chieti Calcio. Dopo l'annuncio di ieri della società Nero Verde di emigrare ad Ortona per le gare casalinghe del campionato nazionale di Serie D a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco del Guido Angelini, questa mattina c'è stato nella sala stampa dello stadio di Viale Abruzzo una conferenza stampa congiunta del sindaco Umberto Di Primio e del patron del Chieti Giorgio Pomponi per sancire la tregua e porre le basi per affidare alla società la gestione dell'impianto. Il 15 novembre Chieti Giulianova si disputerà dunque regolarmente al Guido Angelini. No, uno fa pace quando litiga, abbiamo litigato io e Umberto, perciò nel modo più assoluto, sicuramente sono state trafugate alcune frasi dette, da quest'altra parte c'era il malcontento, il comune mai menzionato, noi eravamo soltanto indispettiti dal atteggiamento da parte dell'Atletica e basta. Ma ha detto bene lui, nessuna guerra, soltanto forse un eccesso di passione da parte di entrambi, perché entrambi vogliamo la stessa cosa, vogliamo vincere il campionato, lo vuole vincere lui perché è il presidente della Chieti Calcio, lo voglio vincere io perché sono il sindaco di Chieti e sono tifoso della squadra della mia città. Questo è quello che abbiamo forse ecceduto nel dichiarare, ma al di là di questo c'è la volontà ferma da parte dell'amministrazione che vede nella gestione della Chieti Calcio una chance per anche il futuro dell'impianto dell'Angelini e soprattutto c'è una grande voglia di dare la possibilità alla nuova società della Chieti Calcio di utilizzare l'impianto anche per fare più grande il Chieti. Allora, sotto il profilo tecnico-giuridico noi dobbiamo trovare il modo per fare sì che la Chieti Calcio possa gestire l'impianto in modo da rientrare dell'investimento che farà. Per far questo c'è bisogno di una garanzia all'eventuale accesso al credito sportivo o a finanziamenti di altro genere. Il Comune non poteva farsi garante di questa cosa, la società si farà garante anche di questo, quindi diciamo che il Comune ha avuto il massimo risultato possibile, addirittura più di quello che poteva sperare. La Chieti Calcio si graverà di un ulteriore gravame, ma questo se è finalizzato a realizzare il progetto nel quale loro credono e noi crediamo ancora di più, credo che si possa tranquillamente andare avanti. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.